Riflettori puntati tutti sulla vice capolista Accademia Sant'Anna Messina, che passa abbastanza agevolmente dal Palaceramiche contro un Anigi Toro che incappa nel quarto KO consecutivo. Comunque non mancano le attenuanti tra le file della formazione di casa, che ha dovuto fare a meno dell'esperta regista Elisa Petrelli della Tracinà, ferma ai box per infortunio, anche se in questa ennesima giornata grigia per le arancionere bisogna sottolineare l'esordio dall'inizio della giovanissima palleggiatrice Yamirez e della Digan, che rappresentano le uniche note liete della giornata, che premiano la bontà del lavoro portato avanti in questi anni dalla società. Non era certamente contro la corazzata messinese che l'Anigi Toro doveva conquistare i punti necessari per muovere la classifica, ma la formazione di Staiti ha forse offerto la peggiore prestazione dall'inizio della stagione, in quanto è mancata sia in difesa che in attacco. La squadra sembra aver perso lo smalto d'inizio stagione, quando riusciva a disimpegnarsi abbastanza bene, offrendo anche una discreta pallavolo. Adesso superato il ciclo terribile, la formazione stefanese è chiamata ad un pronto riscatto per cercare di fare punti prima della sosta, mai come in questo caso opportuna, per ricaricare le pile e riprendere a lavorare sulle carenze che la squadra ha dimostrato di avere. Solo attraverso la politica del lavoro si può rimettere in sesto la situazione, che per adesso non è compromessa, ma se non arriva una pronta reazione da parte di tutto il gruppo potrebbe diventare difficile venirne fuori. Nei momenti difficili come questo, solo se si rema tutti dalla stessa direzione, società, staff tecnico e squadra, le cose potrebbero migliorare. Caso contrario significa vanificare tutto il lavoro che è stato portato avanti fino ad ora. Le premesse per venirne fuori ci sono tutti, basta crederci per ritrovare la necessaria serenità e riprendere un discorso interrotto da qualche settimana. Quello che noi speriamo è quello che ho detto alla squadra, è quello di sperare di riuscire a stare 10 giorni tutti insieme, allenandoci tutti insieme. Ieri abbiamo perso Tracina nella rifinitura, Petrelli per problemi familiari non era presente, oggi già lo sapevamo da inizio settimana. Nel corso del secondo set la giovanissima Menez, che aveva fatto bene, ha avuto un piccolo problema fisico, così è difficile. Metterci un avversario obiettivamente fuori portata per noi, così diventa difficilissimo. Meglio magari che questo ciclo incredibile di sfortuna sia arrivato nelle partite, che forse anche al completo non avremmo potuto fare punti. È stata decisamente una bella partita per quanto ci riguarda. L'abbiamo preparata in settimana molto bene. E giustamente le ragazze hanno dimostrato in campo la loro forza, è stato veramente un lavoro fatto bene da parte loro. E siamo attaccati, ecco, noi abbiamo il compito in questo momento di stare attaccati alla classifica, di non mollare mai, diciamo, di rincorrere, sì, diciamo, di rimanere lì, di non perdere le occasioni.